è arrivato il momento di cominciare a fare molto sul serio. Ieri la presentazione ufficiale che ha preceduto l'amichevole sul prato del Paolo Poli contro il Bari, domani l'esordio in campionato della Libertas Molfetta. Stessa location ma contro il Casarano, inizio previsto alle ore 17. Dopo il confortante esordio in Coppa Italia Dilettanti, come ribadisce il 4-1 in trasferta inflitto ai quartieri Uniti Bari, ecco l'eccellenza. Stesso palcoscenico della passata stagione in cui la promozione in Serie D è sfumata davvero per un soffio. Storia ormai vecchia, tuttavia, da non dimenticare però, anzi, è da quella storia che i biancorossi del presidente Mauro Lanza vogliono ripartire per trasformare la delusione in carica agonistica in vista della nuova avventura. Si comincia dunque domani contro il Casarano, l'anticipo al sabato e per evitare la concomitanza con la festa patronale. Si comincia da un avversario certamente ostico, meglio così probabilmente, servirà a testare sin da subito la reale consistenza della rosa che la dirigenza molfettese ha messo a disposizione del neotecnico Lele Loconsole. Ci aspetta una gatta da pelare, nel senso che il Casarano sappiamo tutti che è una signora squadra, ha allestito una squadra fortissima, però noi saremo pronti qui ad aspettarla e sicuramente venderemo cara alla pelle. L'attuale organico è composto dal giusto mix di elementi esperti come il portiere Savero Di Candia e giovani che possono fare molto bene in un campionato difficile come quello di eccellenza. All'attuale gruppo, tra l'altro, potrebbero aggiungersi molto presto il jolly cantatore e l'esterno Piscopo in trattative con la dirigenza. La Libertas Molfetta, insomma, sembra avere tutte le carte in regola per essere protagonista. Sicuramente il presidente ha allestito una squadra per fare bene, non so dove arriveremo, però credo che la piazza di Molfetta meriti sicuramente qualcosa, diciamo, dal punto di vista dei risultati, qualcosa di importante. I ragazzi sono giovani, ho una squadra abbastanza giovane, però diciamo che stiamo lavorando in un certo senso anche abbastanza bene, quindi sono fiducioso di poter fare un campionato comunque all'altezza della città. Puntare al massimo obiettivo non è affatto un'utopia, ma per il tecnico Loconso della favorita numero uno per la vittoria finale è un'altra. La squadra da battere è sicuramente l'Andria, diciamo, ci sono nomi altisonanti, quindi sappiamo che hanno allestito una squadra fortissima anche loro, però ripeto, noi stiamo qui, vediamo cosa succede e ogni partita daremo sicuramente tutto quello che possiamo.